nowhere to go, and there's no way to slow. If I knew what I knew in the past, I would have been like that on your. È nato a Siena il 31 maggio del 1969. Già a 26 anni diventa assistente allenatore della Montepaschi Siena, la squadra della sua vita, di cui diventa capo allenatore 11 anni dopo, nel 2006. Con Siena ha vinto 6 scudetti consecutivi, 5 Supercoppe italiane e 4 Coppe Italia, trionfi che l'hanno portato in Turchia al Fenerbahce e ad allenare, dal 2009, la nazionale italiana, con la quale si appresta a disputare l'Europeo del 2015. L'ospite della puntata di Sport Frame è Simone Pianigiani. Così, Charlie Recalcati, che è stato l'ultimo capo allenatore che ho avuto dopo tanti anni di assistentato, è stato con colui che ho vinto da assistente nel primo scudetto, è stato quello con cui ho cominciato già a fare una parte da capo allenatore quando Charlie era part-time con la nazionale, per cui d'estate lui lasciava a me l'inizio della preparazione, per cui è stato un momento di esperienza straordinaria per parte mia, per poter apprendere tantissimo. Tra gli allenatori che abbiamo vinto, pochi sono stati, soprattutto in Italia, dei grandi giocatori. Charlie è stato uno di questi, e quindi l'aiutare a vedere le cose da una prospettiva diversa è stato per me straordinariamente importante. Sean Stone, che è stato la roccia, il capitano vero, che con spirito interpretare ogni giorno il modo di allenarsi, il modo di voler competere, il modo di voler alzare l'asticella, è stato sicuramente la parte tecnica fondante di un percorso di una squadra vincente. Nel mio caso è stato il giocatore che c'è stato insieme a Caravetto, sono stati gli unici due che hanno vissuto tutti e sei gli scudetti. E poi questa è la nazionale, la maglia azzurra, che è l'altro, io credo che è uno che è prima di tutto appassionato di questo sport, che fa, che riesce a fare poi un lavoro di quella che è la sua passione giovanile. Il maggiore rappresenta qualcosa di straordinario e di pensabile, e quindi avere un trofeo pubblico, la squadra della presenza, e poi essere quello dell'allenatore nazionale, è chiaro che dà sì un senso di responsabilità enorme nei confronti di tutti gli appassionati di quello che la maglia comporta, ma è sicuramente il punto d'arrivo, insomma, che sono quello. Sì, loro sono 4 ragazzi che giocano in NBA e sono, per quanto diversi tra loro anche caratterialmente, uno spot straordinario per la nostra pallacanestro, non solo soltanto per la vetrina in cui giocano, ma per l'amore del gioco che hanno tutti, per la loro diversità di carattere, per come hanno inseguito i loro sogni da ragazzini di andare là. Io peraltro, una generazione di giocatori, uno da Tome, l'ho allenato anche alle giovanili, ma con gli altri come generazione ci scontravamo sui campi quando allenavo le giovanili, ho anche provato a reclutarli più o meno tutti, avevo provato a reclutare per poter allenare sia Bagnani, sia Gallinari, sia Beninelli, e quindi ci siamo trovati mille volte, li ho visti crescere, io crescevo come allenatore, loro crescevano come giocatori, e posso testimoniare che veramente sono uno spot positivo per come hanno vissuto l'esperienza dentro il gioco della pallacanestro, con un amore sconfinato, con una passione assoluta e continua, che mantengono ancora oggi, che pure fanno parte di un mondo che è estremamente retto dal business, da una competizione anche sfrenata, ma mantengono quegli occhi che brillano, che vengono da ragazzi, e credo che sia la loro peculiarità più importante, quindi proprio per questo siamo uno spot molto importante. Ce ne sono altri ragazzi di questa generazione che hanno questi occhi, questo sogno, e magari qualcuno di loro li seguirà anche a me.